A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco ed Eleonora Pezzella. Attendiamo diciamo, segni dalla regia. È finita l'estate, dopo l'estate che cosa c'è? Ci abbiamo un collegamento. Adesso? Sì. Che miseria, te lo dico dopo allora. Vediamo se ce l'abbiamo. Ecco, ma allora, buongiorno! Ma io dico una cosa. Io dico una cosa, ti mando il link sul cellulare e tu ti colleghi col PC, ma quando affittiamo così? Ma che ne so, ma io volevo fare una cosa più professionale col computer. Vabbè, no, guarda che sei incredibile. Leonardo Bocci, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Allora, tu sei in procinto di debuttare a teatro, Leo, che in realtà è il primo, eh? È il primo? Il primo spettacolo da solo sì, è una bella responsabilità. Chi mi ha fatto fa, però alla fine lo facciamo. Senti, come ti senti? Com'è il tuo stato d'animo? Meglio che non te lo dico. No, sono molto felice, emozionato, perché ovviamente è il primo spettacolo da solo, insomma. Non riesco a capire come devo mettere questa camera, così, ok? Primo spettacolo da solo, però sono molto emozionato, insomma. Speriamo che venga fuori una bella rappresentazione. Parlerò appunto della mia vita in generale tra social e realtà, perché a volte col fatto che faccio i video molto spesso le persone vedono un personaggio e pensano che nella realtà io sia come sono poi sui social. Invece quello che voglio far vedere è che c'è comunque un limite tra la realtà e la finzione. E poi ovviamente parlerò della mia vita da trentenne, di Roma ovviamente, come ne ho sempre parlato sui social, forse anche troppo, e quindi diciamo che con dei risvolti anche un po' di riflessione sociale, insomma, quindi non è uno spettacolo prettamente comico, anzi io ci tengo a dire che non sono un comico, non voglio sentirmi un comico, quindi faccio questo spettacolo da attore e vediamo quello che esce fuori, vediamo se riesco a trasmettere tutto quello che voglio trasmettere, insomma. Teatro degli Audaci da il 5 al 15 di ottobre, eccolo qua. Sì, da giovedì a domenica. Sì, assolutamente. Forse ho fatto troppe repliche, non avrei dovuto farne meno perché veramente sono tante, però ci proviamo. C'è una mia collega che vuole farti una domanda, eccola qua. Vai. Ciao Leonardo, buongiorno, ci siamo già, abbiamo avuto modo di conoscerci già in un'altra radio, quindi per me è un piacere ritrovarti, soprattutto perché poi c'è lo spettacolo, quindi una novità importante ovviamente anche per la tua carriera, quindi volevo chiederti anche questo, sei partito insomma dai video, no? Quindi tanto, ormai tanto tempo fa possiamo dirlo, qualche tempo fa. E essendo anche una figura importante a livello di influencer, ci sono tanti ragazzi, tanti anche più piccolini, no? 14-15 anni, che vengono proprio influenzati anche dalla voglia di diventare qualcuno con la passione del teatro, con la passione semplicemente anche di farsi semplicemente conoscere. Posso chiederti qualche dritta che gli vorresti dare, qualche consiglio, non troppo impostato, perché so che insomma non andiamo sul tecnico, però insomma proprio così a cuore aperto. Ma guarda, allora, per quanto riguarda i social, ormai è molto inflazionato, nel senso che quando ho iniziato a fare video eravamo pochi, adesso ormai tutti i giorni sono pochi, più inflazionato, c'è molta più gente e ogni giorno è un nuovo, era molto importante che tutti possono fare. Ok. No, abbiamo un problema che vai praticamente a scatti, Leo, per quanto riguarda... Adesso sì. Ok, no, quello che dicevo è che in pratica adesso i social sono molto inflazionati, quindi per chi vuole fare i social adesso, da una parte è semplice perché tutti possono fare tutto, anche i contenuti durano di meno rispetto a quanto magari duravano prima quando li ho iniziati a fare io, e quindi si può fare. Come diceva una persona, adesso non ricordo il nome, però... non mi ricordo chi diceva questa frase, però è una citazione, che tutti saremo famosi per un quarto d'ora nella vita, e io credo proprio così, quindi chi vuole fare questo mestiere, che può essere il mestiere dell'attore o diciamo il content creator sui social, lo deve fare, non ci sono segreti, non ci sono tecniche, non ci sono strade diciamo preferenziali. Chi vuole fare il content creator si deve buttare sui social, prendere un telefono, avere l'idea giusta,
e magari anche professionale. Ad esempio, io ho sempre voluto fare l'attore, quindi ho utilizzato i social con quello che volevo fare, quindi ho sempre cercato di dare un prodotto professionale, girato con la camera e non col telefono, una sceneggiatura e tutto quanto. È ovvio che poi i tempi cambiano, quindi adesso si gira tutto col telefono, cosa che io ancora non mi sono abituato, infatti non credo che farò. Però per chi vuole fare i social sicuramente buttarsi, per chi vuole fare l'attore studiare, 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 però ve lo dico subito, fare l'attore, fare teatro come me in questo caso, faccio questo spettacolo e faccio la scommessa, è molto impegnativa. Insomma, non è come il telefono e caricare un video su Instagram, è totalmente l'opposto, però è l'emozione più bella che uno può. Lo immaginiamo, Leo. In bocca al lupo, in bocca al lupo per questo inizio, che sia solo l'inizio. Grazie. Insomma, grazie a te. Allora, lo ricordiamo, Teatro degli Audaci, da il 5 fino al 15 ottobre c'è lo spettacolo AO di Leonardo Bocci. Sicuramente noi andremo a vederti, Leo, perché ci teniamo molto. In bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, grazie. Grazie a Leonardo Bocci. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco ed Eleonora Pezzella.